Ben ritrovati amici, un'altra puntata di Good Morning Vietnam all'interno di Raco Libre. È la politica che tiene banco questa settimana, superando perfino fatti di cronaca nera importantissimi. Ad esempio l'omicidio della coppia di Bolzano. Ecco Benno, io capisco che ti abbiano dato un nome di merda, ma la tua reazione è comunque eccessiva. Ma parliamo quindi di politica, anche se ormai è tutta un'altra politica. Io però me le ricordo ancora, le feste estive, il ballo liscio, la serata giovani, le salamelle, il vino rosso senza nome, i dibattiti, i comizi urlati, le nostre canzoni e i vecchi che si commuovevano. Ah, quanto erano belle le feste della Lega Nord. Ebbene sì, questa è la settimana di Draghi. Avete notato con che velocità siamo passati da Luigi a Super Mario? Praticamente questa crisi l'ha scritta la Nintendo. Settimana dedicata alle consultazioni. E sopra molti. Praticamente tutti. No, a dire il vero la Meloni no. Lei ha detto che starà all'opposizione. Sì, ma un'opposizione morbida. Io donna onesta sono. No. Inutile che fai. Io come un pezzo di mammo sono. La Lega è diventata europeista. Senti parlare Salvini e sembra uno del PD. E infatti quando guardo Salvini, PD è l'acronimo di quello che penso. Ci sta anche il Movimento 5 Stelle. Non proprio tutto tutto. C'è l'ala di Battistiana che dice no. Di Battista riviene fuori, dice no, fa casino e poi se ne torna in Costa Rica a fare un corso di alpinismo creativo. Scusate! Ma intanto Conte si defila. Non entra nel governo, non fa il leader del Movimento 5 Stelle, non si candida a sindaco di Roma. Ma vuoi vedere che alla fine va in Costa Rica insieme a Di Battista?